Incidente questa mattina lungo via Bonifica, la strada che da Porto Fuori conduce a Lido Adriano. Nell'affrontare una curva a destra, un giovane trentenne al volante di un Opel Corsa ha perso il controllo del veicolo, finendo prima nel fossato alla sinistra della carreggiata e poi impattando contro il muro di contenimento all'altezza di un'abitazione. Un urto che ha portato l'automobile a ribaltarsi e a finire ruota all'aria, picchiando contro il muretto di recinzione della casa. I residenti dell'abitazione hanno chiamato i soccorsi. Il ragazzo è stato estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco, che nel frattempo hanno anche chiuso la circolazione della strada per permettere l'operazione del personale medico, giunto sul posto con un'ambulanza e l'automedica. Il ragazzo non ha mai perso conoscenza dopo l'incidente. Una volta ricevute le prime cure, è stato trasportato all'ospedale Santa Maria delle Croci, con un codice di media gravità. In via Bonifica è arrivata anche la Polizia Municipale per i rilievi del sinistro e dopo le prime operazioni è stata riaperta una delle due corsie per la viabilità, che quindi ha potuto riprendere a senso unico alternato.